Antonio Micillo, per l'ennesima volta il CONI entra nelle scuole, questa volta lo fa con le Olimpiadi dei Valori, insieme alla Polizia di Stato, insieme al MIUR, 5 scuole coinvolte. Li farete giocare in una grandissima festa finale, ma li farete anche imparare sui banchi, un laboratorio a scuola, un laboratorio qui in questura, un'iniziativa a tutto tondo. Quale sarà la risposta dei bambini coinvolti? È un'iniziativa a cui noi abbiamo subito aderito, è un'iniziativa della Questura di Genova che va proprio nel senso di vedere lo sport come vorremmo che fosse visto da tutti, cioè uno sport incentrato sul fair play, incentrato sui veri valori, sull'etica nello sport. Questo è un progetto che proprio centra questi obiettivi ed è bello che sia stata la Questura a sentirlo, anche perché si dà una nuova visione di questi nostri amici che fanno solo prevenzione, dico. E i bambini saranno sicuramente ricettivi e soprattutto è importante sin da piccoli insegnare questi valori, perché poi saranno i cittadini del domani e anche, visto che parliamo di sport, soprattutto i tifosi del domani, e speriamo che siano tifosi migliori di quelli di oggi, o almeno di certe frange che abbiamo nella tifoseria oggi. È un progetto che si può inserire nell'avviamento anche allo sport. Il CONI lavora tantissimo sulla prima pratica sportiva. Magari qualche ragazzo che non conosce lo sport può arrivarci grazie a queste Olimpiadi. Certamente sì. Come ho detto anche in conferenze, come dico spesso, il CONI va a sopperire certe carenze di una struttura diciamo italiana, e cioè che non si fa attività motoria nelle scuole primarie e nelle elementari. Noi invece portiamo avanti una battaglia in questo senso e quindi portiamo nelle scuole, grazie alle nostre federazioni, alle nostre società sportive, tutte le discipline sportive, che sono tante e che tutte hanno, danno valori veri, e tutte sono da supportare e da far conoscere. Ed è un sistema quindi di sopperire a questa mancanza di attività motoria che di fatto c'è nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Crediamo fortemente nell'idea di imparare attraverso il divertimento, attraverso il gioco, quindi cercheremo di sensibilizzare i piccoli studenti in quelle che sono tematiche importanti del comune vivere, quindi una città civile, quali i valori, l'integrazione, la tolleranza, anche perché crediamo molto nel sport come fattore di integrazione sociale. Quindi il nostro progetto si articolerà in 3 momenti: una prima giornata, come ha ben detto lei, si svolgerà a scuola, incontreremo i bambini per sensibilizzarli su queste tematiche, una seconda invece verranno qui, visiteranno gli uffici della Questura, avranno modo anche di colloquiare con i dirigenti di diversi uffici che interessati nella gestione delle manifestazioni sportive, quindi un tifoso corretto e uno sportivo corretto. Tutti questi saranno poi i valori che giocheranno nella giornata conclusiva, che è la giornata appunto intitolata agli Olimpiadi dei Valori, che si terrà allo Stadio Carlini. Si tratta di portare in campo, nel vero senso della parola, un'iniziativa che non è semplicemente un veicolo di valori, ma è la possibilità di vivere sulla propria pelle all'interno di una squadra. Sono sport di squadra quelli che verranno messi in campo al Carlini e che quindi consentiranno ai ragazzi di vivere, di provare sui loro corpi, sulla loro pelle, in uno spirito di squadra e di collaborazione, cosa significa seguire delle regole e avere dei valori, perché questa è la finalità ultima del progetto che la Questura ha organizzato e con cui abbiamo proseguito una collaborazione che ormai ha diversi anni. È proprio quello di consentire, in questo caso ai bambini, di sperimentare in prima persona cosa significa rispettare delle regole e avere i valori. Non a caso il CONI ha messo a disposizione degli striscioni bianchi che saranno le scuole, quindi gli alunni di queste scuole, a dover completare. Quindi ciascuna classe delle 5 scuole coinvolte avrà modo, al termine di questa esperienza, di tracciare su questo striscione ciò che questa esperienza ha lasciato. E io sono convinto che saranno diverse le cose positive che alle scuole saranno lasciate da questo tipo di iniziativa. Lo sport sicuramente è fondamentale, secondo me, nella crescita di un ragazzo. Io ho iniziato a 4 anni e mi ha insegnato dei valori che penso il 90% dei ragazzi della mia età non sa manco, diciamo, dove prenderli.
e io ringrazio i miei genitori che mi hanno portato in piscina all'età di veramente piccolissima. Ringrazio i tecnici, tutta la gente che mi ha seguito, mi ha cresciuto con dei valori, con una testa che al giorno d'oggi è difficile trovare. Sincronizzato è uno sport di sacrifici perché 10 ore tutti i giorni, tutto l'anno, e questi sacrifici poi te li ritrovi nella vita, perché anche con la scuola, cioè io studiavo la notte e non mi pesava, studiavo da sola, fuori casa, e questi sacrifici appunto li ho affrontati grazie a tutto quello che ho passato con lo sport, e oggi nel lavoro mi ritrovo un sacco utile tutto questo, diciamo, spirito di sacrificio che mi ha insegnato lo sport. Lo sport oggi, in questo momento della vita dei giovani, è qualcosa di importante, perché aiuta a stare in gruppo, aiuta nel sociale. Oggi, specialmente, parlo da papà, ho due figli. I bambini non si sanno più divertire, non hanno niente e di conseguenza si fanno trascinare dalle masse. Di conseguenza, secondo me, lo sport è un momento di incontro dove puoi anche realmente esprimere i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni. Poi, per diventare campioni, cosa ci vuole? Allora, io ho iniziato all'età di 11 anni proprio con i giochi studenteschi. Forse anche per saltare un giorno di scuola, e ho deciso di partecipare a questa gara organizzata dall'Istituto Industriale di Savona e sui 100 metri, e da lì mi sono trovato a essere il numero uno in Italia in quella disciplina. Sono stato visionato dal gruppo sportivo Fiamme Oro, la Polizia di Stato, la quale all'età di 18 anni mi ha tesserato, e da lì è partita la mia escalation. L'incontro che avremo con i ragazzi, naturalmente si parlerà di sport, si parlerà di agonismo, ma il valore principale, come abbiamo presentato oggi qui in questo incontro con la stampa, è quello di sviluppare, di pubblicizzare quelli che sono i valori dello sport, cioè non soltanto agonistici, atletici, ma naturalmente quello che rappresenta lo sport, l'importanza soprattutto in una società come quella odierna, in cui forse si ha più difficoltà nel fare sport. Da noi l'attività sportiva è stata anche una carriera, è stato un momento di crescita, un momento formativo, ci ha dato l'opportunità anche di entrare nei gruppi sportivi e quindi poi rimanere nell'amministrazione. Io penso che i ragazzi saranno ben contenti di conoscere, toccare con mano, fare sicuramente le domande, le questioni, le curiosità per quello che riguarda il livello sportistico, agonistico, i ricordi, far vedere le medaglie, eccetera eccetera, però noi abbiamo anche un pochettino l'obbligo morale, intellettuale, sociale di fargli vedere un pochettino quello che è lo sport a 360 gradi, cioè quello che può far divertire, incontrare, condividere, è quello che può insegnare, come le regole stesse, come il fair play, il rapporto con i compagni, la differenza tra sport individuale e sport di squadra, cioè stare al gioco, giocarsela fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo punto, nella maniera più dura, ma seguendo e rispettando le regole.